mondo dell'economia politica borghese considera il consumo la cessazione del ciclo economico mostra che cosa? Mostra che tra ciclo economico e soddisfazione dell'uomo c'è un iato. Cioè che il problema per l'economia capitalista non è la soddisfazione dell'uomo, ma la continuazione del ciclo. Perché? Perché il denaro girando continuamente provoca la nascita di profitto. Se viene consumato il prodotto, una parte del capitale è stato distrutto dal consumo. E allora sarà positivo solo quel consumo che produca profitto. Quindi se io, compro il pane per mangiare, questo crea sicuramente il fatto che domani io comprerò di nuovo il pane per mangiare. Allora quel consumo è produttivo perché permette al panettiere e al fornaio di andare avanti. Ma quando io compro la pelliccia e me la tengo dentro l'armadio, questo per il capitalista è sottrarre possibilità di ulteriore ricchezza attraverso il continuo movimento della merce. Continuano il cambio. Ecco, da queste poche cose dette a premessa, noi già possiamo arrivare a una conclusione che è molto importante. Le regole di uno Stato sono le regole dello Stato di cui ha bisogno per la società. Puoi rivedersi, scusa. Le regole di uno Stato sono le regole di cui ha bisogno quella società per mantenersi. La società è intesa come Stato alla fine che si è venuto a creare come società civile, come mondo dell'arte, dei mestieri. Un'organizzazione del lavoro fatta in un certo modo e quindi della vita quotidiana fatta in un certo modo ha bisogno di uno Stato che sia fatto in maniera tale da garantire a riflesso, no? Da garantire che quella quotidianità continui. Ma alla parte alta della società però? No, perché consente anche al proletario di continuare a essere proletario. All'accattone continuare a essere accattone. Perché l'accattone e il proletario fanno parte di quell'ordine di sociale. Più che consente, obbliga, diciamo. No, consente a quella struttura sociale. La cristallina in qualche modo. La cristallina in qualche modo, no? Ed ecco perché il passaggio da un tipo di società a un altro è sempre il passaggio dalla distruzione di un'organizzazione statale alla formazione di un'altra organizzazione statale. Perché si tratta di distruggere quello che proteggeva una società civile che si è ribellata. E questa società civile che si è ribellata si crea lo Stato a propria immagine.
Stefano, ma posso farti una domanda per attualizzare? Non so se però porta fuori vista. Puoi fare tutte le domande che vuoi, anzi, sei pregato. Quindi possiamo dire che adesso sta avvenendo esattamente questo, una distruzione di uno Stato precedentemente, come dire, consolidato, cristallizzato nella Costituzione e quindi riassetto di una nuova concezione rispetto alla precedente. Bada, qui si tratta appunto del rapporto però tra Stato e società civile. E la società civile è il mondo dei mestieri e delle attività economiche. Perché una società civile può sentire uno Stato esistente come un legame, qualcosa che la soffoca, eccetera? Perché nella società civile sono nate possibilità produttive, possibilità organizzative che vanno oltre quelle previste da uno Stato. No? Allora, la Costituzione repubblicana è adeguata a quale tipo di società civile? A quella nostra attuale, a quella nostra degli anni 40, a quella nostra degli anni 90. Che fotografava, secondo te? Non fotografava nulla, fotografava delle, da un lato delle aspirazioni e dall'altro delle controaspirazioni. Esempio, quella certa commissione sta discutendo l'articolo primo della Costituzione. La Repubblica fondata sul lavoro, quella. Togliatti dice, propone, la Repubblica italiana è fondata sui lavoratori. Credo che se questa formula fosse passata, difficilmente uno non avrebbe capito. Che si è fondata sui lavoratori, è fondata contro il capitale. Discussione, democristiani, liberali, c'è formula di compromesso, è fondata sul lavoro. A e questo già questa punto, è un'ambiguità, tu dici? Infatti girava dopo il referendum alla monarchia repubblica questa battuta, la Repubblica italiana è fondata sul lavoro. Su quale lavoro? Delle macchine calcolatrici che hanno falsificato i risultati elettorali. Qualcuno potrebbe anche intendere sullo sfruttamento del lavoro. Può intendere tutto e il contrario di tutto. Se dice la fondata sui lavoratori, aveva un'idea precisa. Potrei aggiungere che adesso Sacconi sta proponendo di cambiare lo statuto, di chiamare lo statuto dei lavoratori lo statuto dei lavori. Dei lavori. Bravo, perfetto. Perfetto. E voi avete... Chi è questo? Sacconi. Sacconi. Questo nostro. Questo della welfare, no, della... Scusa. Del lavoro. Del lavoro, welfare. Un amicone. Compagno. Compagno di... Sacconi. Un socialista di... Quindi, da questo possiamo dedurre anche il fatto che le parole contengono praticamente una rotta. Cioè, lavoro e non lavoratori ha significato proprio una rotta ben precisa, no? Certamente. E che la grande abilità dell'uomo politico è quella di usare le parole in maniera tale che possa essere interpretata in vari modi. Il diritto in questo. Si racconta di un ginecologo che quando la moglie andava, no? La moglie incinta, che partorirà un maschietto.
quando era partorito, partorisce una femmina, ha detto maschietto, mamma, guardate, si sbaglia. Vedete, questo è il mio diario, e in quel giorno là, che cosa c'è scritto? Partorirà una donna, una femminuccia. Cioè lui alla coppia gli dice in un modo, nel diario dice in un altro, per cui in qualunque caso c'è la ragione. Questo è molto politico. No? Infatti, vedi com'è interessante la frase, terrificante. Al popolo bisogna dire la verità. È terrificante. In che senso? Fai che il popolo sappia la verità. Vabbè, si incazza con una belva. Ma con una belva. Fai stampare dovunque che il Vaticano ricicla il denaro sporco. E anche la cattolica. Fai stampare dovunque che no, non solamente i cattolici, ma tutti i preti sono pederasti, invertiti, eccetera. Fagli lo sapere. E saranno. E allora, infatti era lì che diceva questo. Diceva che questa frase era verificante. No, diceva, al popolo ha detto la verità. Per cui, per esempio, quando tu comunista dici una cosa al popolo che è falsa, ma per ottenere un risultato psicologicamente positivo nel popolo, sei un imbroglione. Che se il popolo deve governare, deve sapere come stanno le cose, affrontare i problemi come sono. Allora a questo punto dico, saltano pressoché tutti i partiti comunisti esistenti oggi. Fai dire di Diliberto è massone, diffondilo. Questo lo sai per certo? Sapevo io, non mi ricordo. No, stai in affari con alcuni Davi 2. Rizzo quindi, che l'ha denunciato e stato espulso dal partito. E quindi alcuni della P2 e quindi anche di Berlusca. Infatti la sinistra non ha mai voluto buttare via dal governo la destra con il centro-sinistra. Nelle campagne elettorali hanno fatto tutto quello che era possibile fino a presentare Rutelli. Odiato da tutti, perché cretino è ladro, per cui vince col sindaco fascista. Allora, con queste divagazioni del presente. Però Steve, per dire la verità al popolo devi dirla tramite slogan, no? E quindi alla fine... Perché? Beh, perché la verità... è complessa, cioè non è una cosa che possano intendere tutti. Sai, se per verità intendi la, che ne so, la relatività del tempo, hai ragione, ma se per verità intendi questo, compagni, noi siamo profondamente arretrati dal punto di vista tecnologico. Non abbiamo nessun modo di avere tecnologia perché la rivoluzione in Germania non c'è stata. Quindi noi dobbiamo vendere o affittare parti dell'Unione Sovietica al capitale americano, il quale ci imbroglierà in tutti i modi. Però sarà costretto a insegnarci qualcosa della tecnologia moderna. Per esempio, se tu vuoi spiegare ai lavoratori la crisi economica attuale,